A mio giudizio è stato profetico senza che lo sapesse la scelta di Papa Giovanni Paolo II che la prima giornata mondiale della gioventù fuori Roma e fuori Europa fosse dalla fine del mondo, da Buenos Aires, come Papa Francesco definì il suo arrivo il giorno dell'elezione a Sommo Pontefice. Sono venuto dalla fine del mondo, mi hanno scelto dalla fine del mondo. È quasi una profezia, un anticipo. Come profetico è ogni gesto e ogni parola che viene dal Signore, che viene da Dio. E il tema di quella seconda giornata mondiale della gioventù, preso dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, e noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi, è stato un testo fondamentale, unico, e che prende il cuore di ognuno di noi se facciamo attenzione, motiva la nostra fede. La fede parte essenzialmente da un riconoscimento. Conoscere, in questo caso, non è il frutto di un'azione logica, di una ricerca meditativa, di uno sforzo razionale, magari anche scientificamente e logicamente costruito. Nessuna prova razionale della esistenza di Dio ha mai convertito nessuna persona, nessun cuore, non ha reso mai cristiano nessuno. Lo sapeva bene Blaise Pascal all'inizio del suo grande opera scientifica e di credente. All'inizio c'è qualcos'altro, c'è un riconoscimento, c'è essenzialmente una relazione, c'è un entrare in comunione con qualcuno. C'è una definizione di cristianesimo che mi piace tantissimo ed è opera di un grande santo, martire del secolo scorso, che non partecipò mai ad una giornata mondiale della gioventù perché morì martire il 24 marzo 1980 ed è il vescovo San Oscar Romero. E scrisse e definì il cristianesimo così: il cristianesimo non è una serie di verità a cui si debba credere, non è un insieme di leggi che si devono osservare, non è un numero di divieti a cui dover continuamente fare attenzione con dei no. Se fosse così, il cristianesimo sarebbe ripugnante e credo che direbbe ben poco, questo lo aggiungo io adesso nella citazione, direbbe ben poco alle nostre vite e in modo particolare alla vita e ai cuori dei giovani. Non vogliamo un cristianesimo ripugnante. E diceva: il cristianesimo è una persona, è una persona che mi ha amato così tanto, tanto che pretende di essere da me riamato. Il cristianesimo è Gesù. Il cristianesimo è Cristo. E la citazione l'ho completata. Ho celebrato molte volte nella mia vita all'altare dove San Oscar Romero è stato assassinato con un solo colpo di fucile al cuore. Mentre stava celebrando l'Eucaristia e nel momento dell'offertorio, mentre alzava il calice all'offertorio. È un luogo che mi ha sempre
emozionato e che, citando per i giovani il titolo della canzone che vinse l'anno scorso Sanremo, ti fa veramente venire i brividi. I brividi della fede vera, quella che parte da un'esperienza e da un incontro di vera e autentica testimonianza. L'ultima volta che ci andai era il 2017 e ci andai invitando tutti i confratelli miei dell'America Centrale a conclusione del capitolo provinciale per ringraziare, perché questa esperienza di conoscenza del Signore che chiede e mi ama e chiede il mio amore altrettanto completo e compiuto si realizzi, e allora questo cristianesimo diventa fede credibile e fede annunciabile. E noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Se il cristianesimo è così, ed è così, allora la nostra fede, come ci ha ricordato Papa Francesco nell'esortazione apostolica che conclude il Sinodo sui giovani, allora la nostra fede ci ricorda con continuità tre grandi verità a cui aderire. E la prima verità è che Dio ci ama. Dio mi ama. Che Dio è amore. E allora, se veramente amiamo, riusciamo a salvare e a salvarci, perché solo ciò che si ama può essere salvato. E se sappiamo e sperimentiamo che Dio è amore, allora posso lanciarmi come un bambino nelle braccia di Dio e del Padre, certo che solo ciò che si abbraccia può essere trasformato e trasforma in bene. Prima grande verità, Dio mi ama, ma Dio mi ama nella persona di Gesù, e allora Cristo mi salva, è il mio Salvatore, e lì, inchiodato alla croce, per dire tutto il suo amore, lasciamoci allora abbracciare da Cristo il Salvatore. Lasciamoci e abbracciamo la sua croce che è la nostra vita salvata. E come terza verità, per non guardare al passato, perché le prime due non sono un qualche cosa che sta dietro di noi, Cristo è adesso, è vivo, è qui, è in mezzo a noi, è ora, è l'adesso di Dio per ognuno di noi e per l'umanità intera. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi e possiamo ripetere, annunciare e testimoniare che veramente Dio mi ama, ci ama. Gesù è il mio e il nostro Salvatore. Gesù è qui e adesso è in mezzo a noi e vive e mi fa vivere ed esalta la mia e le nostre vite. Ecco, questo è il cristianesimo, questa è la verità e la logica a cui aderiamo, e non è per nulla ripugnante come sarebbe la presentazione di un cristianesimo unicamente didattico, su idea da aderire, leggi da osservare, divieti a cui attenersi, tutt'altro. Allora, cari giovani, aiutateci e aiutate la Chiesa a dire il Vangelo della bellezza e della vita,
ad evitare tutto ciò che ripugna e rende sovente ripugnante il nostro atteggiamento e il nostro dirci credenti e cristiani. Abbiamo bisogno di voi, cari giovani, per una fede e per una Chiesa attraente, attrattiva e non ripugnante. Una Chiesa dalle porte aperte, che sappia accogliere veramente tutti e per entrare non chiede a nessuno e soprattutto ai giovani che aderiscano completamente a tutti i suoi insegnamenti. Si arriverà magari dopo, chiede e apre le porte unicamente per permetterci di entrare così come siete e così come siamo, dando vita, dando occasione di bellezza, dando senso e gusto di amore. Allora, questa sera, pregando il Rosario e ricordando quella giornata mondiale della gioventù di 36 anni fa, e credo che i giovani qui presenti, nessuno, abbia questo numero di età. Ecco, ricordando quella giornata, diciamo però la verità dell'adesso, del nostro adesso, del nostro essere cristiani oggi, nel 2023. In attesa della giornata mondiale della gioventù, per poterci, come Maria, alzare in fretta e dire a tutti che veramente Dio ci ama. Dio, Gesù, è il nostro Salvatore e che Lui è qui e adesso e vive.